Buongiorno a tutti. Ci siamo svegliati da poco e adesso sto per preparare la colazione. Io spero che voi mi vediate bene, perché sto utilizzando la mia vecchia fotocamera. E l'ho utilizzata già per girare il vlog quello al mare. E devo dire che sono rimasta stupida, ma non ho frigo completamente vuoto, cioè. Solo frutta, pomodori, yogurt, una passata di pomodoro, il tè, un uovo. Vabbè, devo andare a fare la spesa. E sono rimasta stupida perché in realtà ho visto che le immagini erano belle, insomma, anche l'audio non era malissimo. Quindi per il momento ricomincio a utilizzare questa, visto che comunque ho mandato una mail all'assistenza per sapere dove fosse il centro più vicino dove portare la fotocamera. Ovviamente non mi ha risposto nessuno. Penso perché sono andata in vacanza o perché non mi hanno risposto. Gabi, cosa vuoi mangiare? Cosa vuoi bere, anzi, il tè o il succo? No. Cosa no? Cosa vuoi bere? Il tè o il succo? No. Non vuoi nulla? Perché? Non vuoi fare colazione? No? Sei sicuro? No. Va bene, faccio colazione soltanto io allora. Io mi faccio il caffè e latte. Sì, mi faccio un po' di caffè e latte. E niente, intanto sto aspettando mia sorella per andare a fare un giro. Io volevo andare al mare, a lei non andava e quindi mi ha detto vabbè, vengo e poi ci andiamo a fare una passeggiata da qualche parte. Peccato che si stia guardando i miei video, me li sta commentando, ma non è che si muove a venire. Sono le 10 passate, quindi oggi era davvero una bellissima giornata per andare al mare. Usciamo un po'. Non ho le ciabatte, però guardate, bella, c'è sempre il vento solito. Oggi si sta bene, non so se avete notato che si stanno abbassando le temperature. Non fa più il caldo di prima e la sera ti devi mettere comunque un maglioncino, comunque una cosa, perché fa freschino. Io sono ovviamente molto contenta di tutto questo, perché sapete che io amo il freddo. Quindi vuol dire che l'estate sta finendo, lo so, a tanti di voi l'estate piace, ma c'è qualcuno di voi che mi ha detto che odia il caldo come me, quindi come questa qua è la giusta temperatura. Due anni fa noi siamo stati in Francia per le ferie, siamo stati a Parigi a luglio, ad agosto, proprio a ridosso, era questo periodo, perché mi pare che abbiamo fatto Ferragosto là, faceva un freddo che non vi dico, noi la sera dormivamo coi piumoni, ma io... Lo so, ci siamo sempre andati lì. È molto cambiato il tempo negli ultimi anni, perché io mi ricordo quando eravamo più piccolini, ad agosto faceva un caldo micidiale, mi ricordo che noi prendevamo il sole e perché faceva un caldo che si moriva, e loro avevano, i miei zii hanno il bagno praticamente che dà nella parte esterna dove ci mettiamo a prendere il sole. Io mi ricordo che col doccino andavo su e li bagnavo tutti dall'alto dal caldo che faceva. E invece nell'ultimo periodo è cambiato il tempo pure là, quindi è un po' più umido, fa meno caldo e quindi abbiamo avuto molto freddo. Ero preparata lì, nel senso che avevo portato, ero incinta di Matteo, l'avevo scoperto da poco tra l'altro, e c'era Damiano, e mi ricordo che gli avevo portato tutto quello che aveva, ma era estivo, quindi mi ricordo che mi ero ingegnata e avevo comprato qualche maglioncino, qualche golfino, insomma, qualcosa da mettere sopra e qualche pantalone lungo, ma se no in realtà spesso usciva con i pantaloncini corti e la maglietta a manica lunga, che è un abbinamento che a me piace molto. Io invece ero incinta, non avevo la roba invernale, mi ricordo, perché essendo stata incinta l'anno prima non avevo comprato praticamente nulla. E quindi mi ricordo me l'ho mangiata, faceva un freddo, mi ricordo che siamo stati a uno zoo bellissimo, non mi ricordo dove, neanche a saperlo consigliare, però una cosa bellissima, e faceva un freddo, quel giorno avevo beccato un'acqua terribile, però bello, è stata una bellissima vacanza anche quella.
Vabbè, basta, io qui ho cominciato a parlare a manetta da 10 minuti, faccio colazione e ci sentiamo dopo. Credo che Matteo stia attraversando una fase alquanto delicata. Forse vuole imitare il fratello, non lo so, soltanto che questa situazione è veramente snervante. Entrate dentro Matteo, vai, tu sei il primo che deve entrare, vai. Nel senso che in questo istante, guardate, ve lo racconto così molto, per non farvi proprio schifare, perché vorrei che qualcuno magari ci è passato e mi dia una, non una spiegazione, però quantomeno sapere che non sono l'unica mi farebbe stare, no, più tranquilla, però magari riuscirai a capire il motivo per il quale si comporta così. Nel senso che, come sarà la terza o quarta volta, lui fa la cacca nel lettino, quindi si sveglia, fa la cacca, si toglie il pannolino e me la fa nel letto. L'altra volta ho visto che l'aveva fatta e se l'era tolto, oggi invece si è proprio tolto il pannolino e mi ha fatto la cacca sul suo lettino. Ora, non so se lui lo fa per imitare il fratello, perché quindi quando Damiano non fa ancora la cacca nel vasino ha le mutandine, quando deve fare la cacca mi chiede il pannolino, glielo metto e subito dopo glielo levo. Glielo lascio leggere un pochettino, tipo un quarto d'ora così, per fargli capire comunque il disagio, che tanto non lo capisce perché non gliene importa, visto che nel water non la vuole comunque fare, e poi glielo levo. Quindi non so se Matteo sta facendo questo per imitare il fratello, quindi io mi levo il pannolino e faccio la cacca, che non sarebbe neanche una cosa del tutto sbagliata, nel senso che se lui ancora non mi dice cacca e pipì, non ha neanche un anno e mezzo, tutti mi hanno detto, beh, potevi provarci, toglievi il pannolino entrambi, mi sembra un po' troppo affrettato sinceramente, ma non per qualcosa, soprattutto perché lui, a parte che ha i suoi tempi, è inutile per forza doverlo amalgamare il fratello, cioè, ognuno ha i suoi tempi, è vero, però neanche un anno e mezzo a me sembra un po' prematuro, sinceramente, togliere il pannolino. Non voglio criticare ovviamente chi ha fatto questa cosa, chi ha avuto la fortuna anche di riuscire a togliere il pannolino così presto, anche perché è un gran risparmio a livello economico comunque. E non lo toglierei, non ce la farei, quindi non so se vuole imitarlo o semplicemente me lo fa per che ne so, per sfregio, cioè, quindi me lo fa apposta. Questa cosa mi sdena, perché poi per me è una cosa veramente, cioè, calcolate che io per esempio non lavo i bambini, se prima gli ho lavato il sederino e con le salviette dopo che l'hanno fatta, quindi pensate, per me è proprio una cosa, sarà pure cacca santa come si dice, ma io non ce la faccio proprio, è una cosa più forte di me, non ce la faccio, quindi pensate al mio disagio. E quindi se qualcuno di voi si è passata, perché mia sorella dice magari sta imitando suo fratello perché lo vede che lui fa così, non lo so, so soltanto che è veramente una situazione di merda questa, ok? Io vi chiedo scusa se state guardando questo video mentre mangiate o comunque mentre sorseggiate un buon caffè, però giusto perché comunque YouTube serve anche per questo, nel senso che io espongo le mie cose e se c'è qualcuno che ci ha passato mi vuole dare una mano sotto questo punto di vista. Siamo una community, quindi è bello poterci dire tutto quanto senza aver la paura di sembrare chissà che cosa, cioè, nel senso, non è che non penso di essere stata volgare perché vi ho raccontato questa cosa, insomma. Quindi se qualcuno ci ha passato, io sinceramente non so come fare, nel senso, mia sorella mi ha detto mettigli un body così lui il pannolino non se lo può togliere, io adesso il body non glielo sto mettendo perché fa caldo, ma d'ora in poi me ne frego e gli lascerò il body pure, quindi si suda, sti cacchi, almeno non si lava il pannolino. Questa è l'unica soluzione che mi ha dato mia sorella, che mi è sembrata opportuna, perché anche altre soluzioni non è, io il pannolino non glielo levo, cioè non me lo sa dire, cacca e pipì non avrebbe senso levarglielo. Vabbè, dopo questo sproloquio gli vado a dare la colazione, vabbè. Parla bebè. Fai mamma. Bravo, mamma. Mamma. Passione Snapchat. Ho costretto anche mia sorella a metterselo. Se volete si chiama Little Munchy 87. E così almeno la seguite, vedete, è più deficiente di me, quindi ne vale la pena sicuramente. E adesso sta facendo una cretina con mio figlio.
Guarda. Lo faccio vedere, fammi vedere. Mettilo. No, vabbè, siamo una famiglia di matti, lo so. Adesso faccio il caffè. Siamo tornati a casa tardissimo, perché alla fine è venuta mia sorella tipo mezzogiorno o qualcosa. E siamo andati a fare un giro da risparmio casa, perché a lei servivano delle cose per casa. E io non ho comprato nulla, poi siamo stati a prendere qualcosa per pranzo, perché oggi dobbiamo andare a fare una spesa che non c'è praticamente nulla, come vi ho fatto vedere prima. E ho preso una di quelle, un po' di focaccia, siamo mangiati quella, insomma. E adesso che sono le 3:15, beviamo il caffè, perché mettiamo a letto i bambini e ci buttiamo sul divano anche noi. Così ci riposiamo un pochettino, anche perché c'è mio papà che è di ritorno e quindi devo pensare anche a cosa fare per cena. So che ha portato un po' di pesce, che ovviamente io non mangio, e quindi volevo fare a loro la pasta con le vongole, gli spaghetti con le vongole, che io in realtà non ho mai fatto, volevo provare a farli. Certo, mio papà che... No, vabbè, comunque ci tengo a fare bella figura, però se la vogliono gliela provo a fare. Tanto non penso che... Ho visto un po' in giro, non è così difficile. Basta farle spurgare un pochettino, che era quella in realtà la cosa che a me spaventava di più, però non dovrebbe essere tanto difficile. Quindi ci voglio provare. E poi non so cosa faremo domani, vorrei andare al mare sinceramente, però boh, vediamo. Poi non ti tanto. Questo è quello che succede quando hai gente a cena e c'è chi non mangia la stessa cosa degli altri. Quindi gli spaghetti con le vongole sono per i miei, praticamente mia sorella, mio cognato, mio marito, mio papà, mentre io e i bimbi ci mangiamo la pasta col pomodoro fresco. Eh sì, non so se ve l'ho mai detto, ma io non mangio pesce e sono allergica ai molluschi e ai crostacei. Tra l'altro mi avete visto un botto, perché farò la pasta pure per domani a pranzo per mio marito, e se la porto al lavoro. Tra l'altro ho comprato questa cosa perché io ho un problema. Il problema che ho è che praticamente tutte le cose, tutti i barattoli che io ho per riporre il cibo mi sanno di detersivo. Quindi mio marito ogni volta che va al lavoro riscalda le cose al microonde e le cose sanno di detersivo, fa un po' schifo. Allora oggi sono stata da Eurospin e ho comprato veramente questa confezione di quattro, questo è scritto, i quattro conservini dal congelatore al microonde con coperchio. Ne ho presi 8, due confezioni di queste, non penso siano molto economiche, però le ho comprate così almeno prende e butta direttamente senza riportare nulla a casa. E quindi vediamo come mi trovo. Tra l'altro abbiamo visto su Amazon tipo 50 pezzi, 8 euro, una cosa del genere. Specialità calabrese, surici e peperoni. Ma come non c'è? L'ho tolta? Qualcuno mi aiuta? Peperoni, dai! Non ce la posso fare. Il riposo del guerriero. Muore di mamma. Il punto è che sono le 9:15, quindi lui si sveglierà tra un'oretta, un paio d'ore, e poi non dormirà più, purtroppo. Quindi notte in bianco, se no perlomeno se non saranno le 2. Vabbè, metto a posto tutto lo schifo. Letti pronti, sono le 10 e 10 e 20 saranno tipo. E mi caletto i bimbi, mi faccio una bella doccia e mi vado a nanna. Quindi buonanotte a tutti e ciao nel prossimo video.